l'ultimo appuntamento della stagione 2018 all'International GT Open da Barcellona, con la partenza, subito l'attacco da parte di Giovanni Venturini a Fran Arruede, che mantiene la pole position on board con Mikkel Mackel, confronto con l'Audi e la BMW che spinge il pilota italiano fuori dalla pista, riesce proprio quindi a rientrare subito in azione, fuori la BMW di passo che richiama subito una safety car, gruppo ricompattato alla ripartenza. Venturini va per il sorpasso su Fran Arruede, si prende la prima posizione dall'onboard dello spagnolo, la sportellata è il vicentino che vola via in vetta alla corsa. Questo invece è il contatto, come vedete, fuori dai giochi, Damiano Fioravanti, il rischio di una seconda neutralizzazione quando ormai in vetta alla corsa Mikkel Mack stava lottando con Rick Breukers, fuori dai giochi anche la Lamborghini di Mull, che aveva preso il posto di Venturini dopo quel contatto con Andrea Montermini, qui fuori nella classe Pro-Am Mercedes e Audi, e il sorpasso che avrà la vittoria alla coppia Brokers-Agostini. L'olandese si fa così perdonare dopo i 5 secondi di penalità di ieri che hanno chiamato fuori la Lamborghini 25 dalla vittoria. Ultimo brivido per Andrea Montermini, colpito da Adrian Zaug nel finale. Lamborghini Casa Imperiale che conquista così la prima vittoria della stagione 2018 in quello che però è stato un campionato che ha visto il successo del titolo di Mikkel Mack con la Ferrari 488 di Casa Ludwig.